Ma credo che in questo paese non le abbiamo viste tutte. Questa è un'altra delle tante che vede insieme due partiti che sono sconfitti, che sono stati sconfitti dal popolo italiano. Adesso tentano di mettersi insieme, ma la politica dice di no, perché due sconfitti non fa nemmeno uno di partito per intero. Questo purtroppo è quello che è accaduto per loro alle elezioni politiche delle europee. Questi sono i dati incontrovertibili. Io politicamente non vedo questo accordo, ma siccome tutti devono stare contro la Lega, contro Matteo Salvini, perché è il vero leader, il vero cambiamento di questo paese, allora si mettono insieme. Però voglio ricordare a Mattarella, prima di tutto, la sua storia, perché gli italiani pochi la sanno, la storia del Presidente della Repubblica, che se la vadano a vedere, ma gli dico al Presidente che deve rispettare la Costituzione. Il popolo è sovrano, caro Mattarella, il popolo è sovrano e lo devi chiamare al voto democraticamente. Se sei un presidente democratico, i tuoi predecessori hanno detto che quando non rappresenta più il governo, non rappresenta più il popolo, deve essere cacciato. Quello era un grande presidente della Repubblica che non ha niente a che fare con te, purtroppo. E allora credo che questa cosa messa insieme tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, anche nella nostra regione è drammatica, perché il Partito Democratico ha distrutto dei territori dove oggi questi territori sono governati dal Movimento 5 Stelle. Cari amici del 5 Stelle, perché vi fate imbrigliare da questo Partito Democratico che vi ha distrutto nel territorio? Vi ha chiuso gli ospedali, come quello di Fabriano, vi ha chiuso il punto nascita, ve l'ha chiuso il Partito Democratico. Non vi basta queste cose? Adesso ci volete andare a letto insieme? Un minimo di dignità, un minimo di dignità per non portare in giro il popolo marchigiano. Io credo, non lo so, se si farà questo accordo. Se è fatto, è fatto soltanto contro la Lega. Però attenzione, due partiti sconfitti, vi diciamo grazie, probabilmente vi diremo grazie perché prima o poi le elezioni ci saranno. Ci saranno. Voi in questo vento, in questa ammucchiata che tentate di fare, potete anche distruggere le cose fatte da questo governo, ma il popolo sarà garante e senz'altro vi punirà perché il popolo sta con la Lega di Matteo Salvini.